Il pavaglione di Lugo. Il pavaglione è un quadriportico usato come mercato. Perché si chiama così? Perché in latino papilio significa farfalla. Perché sotto questi portici si vendevano i bozzoli della seta. Fino a 60 anni fa ogni famiglia romagnola allevava i bacchi da seta per arrotondare i guadagni. Compravano le uova della farfalla del gelso. La donna più anziana le nascondeva in seno fino alla schiusa. Nascevano i bacchi che mangiavano giorno e notte per 40 giorni e poi facevano il bozzolo. I bozzoli venivano portati poi al pavaglione per venderli. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1570 gli Estensi, signori di Lugo, costruirono il primo lato del pavaglione. Quello con l'orologio, tanto per capirci, ovviamente nel 1570 non era così, ma il primo regolamento del mercato è addirittura del 1437. Cosa si vendeva al mercato di Lugo? Cereali, ortaggi, attrezzi da lavoro, bovini, ovini, suini, polli, conigli, ma soprattutto i preziosi bozzoli che dovevano assolutamente stare al coperto, altrimenti l'umidità li avrebbe appesantiti. Pensate di arrivare a casa, pesare i bozzoli e scoprire che nel frattempo sono calati di peso. Sarebbe stato un furto. Il mercato di Lugo si allargò a macchia d'olio, anche perché Lugo, per volere degli Estensi, era diventata una no tax area. Si poteva vendere e comprare senza pagare tasse. Ma quando fu costruito il pavaglione così come lo vediamo oggi? Il nuovo pavaglione fu inaugurato nel 1783. Nel frattempo Lugo era passata sotto lo Stato Pontificio. Una lapide nel pavaglione dice Emporium Italiae Frequentissimum, che significa mercato tra i più frequentati d'Italia, perché era proprio così. Ma l'entusiasmo purtroppo durò molto poco. Nel 1796 l'esercito napoleonico invase l'Italia e arrivò anche a Lugo. I francesi ordinarono ai lughesi di consegnare oro e argento, compreso il busto del patrono di Lugo, Sant'Ilaro, che era di argento massiccio. I lughesi a quel punto organizzarono la resistenza con fucili da caccia e forconi, catturarono due francesi, tagliarono le loro teste e le esposero sul balcone di quella che oggi è la biblioteca Trisi. La resistenza dei lughesi durò 8 giorni, ma i francesi ebbero la meglio. Entrarono a Lugo ammazzando, violentando, compiendo ogni tipo di violenza e alla fine portandosi via anche il busto di Sant'Ilaro. Ma il pavaglione è solo un mercato? Ovviamente no. In questa piazza venivano proclamate le leggi, si facevano corse di cavalli, incontri di pugilato, partite di calcio, gare in bicicletta. È stata fatta anche un'ascensione in mongolfiera. È stato quartier generale dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi si sono svolti concerti, cinema all'aperto, mercati del vintage, fiere, motoraduni, piste di pattinaggio, la famosa contesa Estense e naturalmente il mercato, uno dei più grandi di tutta la Romagna. Insomma, il pavaglione è un luogo unico al mondo.